Avevo detto che sarebbe continuato, è arrivato il momento. Cosa penso dell'esonero di Antonio Conte? Unacceptable. Nel video precedente a questo vi ho lasciato la traduzione delle parole che Antonio Conte ha rilasciato durante un'intervista. Se non l'avete visto, andate a ripescarvelo. Beh, pare che queste parole non siano andate molto giù alla proprietà, che ha deciso di esonerare Antonio Conte in favore probabilmente di Nagelsmann, che tra l'altro è fresco di esonero dal Bayern di Monaco. Ah, come on, come on, come on. Una cosa che mi diverte moltissimo è vedere come in Italia ci fissiamo troppo spesso sulle apparenze. Basta andare in un altro dei nostri video, bello carico, di commenti molto colorati, fondamentalmente sulla forma della sua pronuncia inglese. Come se anche noi in Italia non fossimo pieni di dialetti e modi di dire completamente diversi l'uno dall'altro. In Inghilterra sembra invece che la sostanza venga prima della forma. Una grandissima fetta dei tifosi Spurs si sono schierati con l'allenatore italiano, chiedendo addirittura scusa per quanto accaduto con il club. But now, oh... Sono anche piuttosto d'accordo con quelle che sono le sue parole e mi sento onestamente di essere d'accordo anche io, perché il Tottenham alla fine in effetti non ha mai vinto nulla, da quando io ho memoria. Ah, yeah. E basta andare sul web per vedere come tutto il mondo della Premier League si sia stretto vicino allo sfogo dell'allenatore, con una pioggia di consensi ricevuti dallo stesso. Adesso sono infatti tifosi di moltissime altre squadre a desiderare averlo come allenatore. Molti di essi lo hanno addirittura definito leggenda o vincitore. Personalmente mi sento molto vicino a questa corrente di pensiero. Io penso infatti che Antonio Conte sia uno degli allenatori più forti del panorama calcistico. E penso anche che possa ancora dimostrare tanto negli anni che verranno. Se tornasse ad allenare l'Italia? C'è poco da parlare, stiamo godendo. Adesso la rimetto a voi. Cosa pensate di Antonio Conte e cosa pensate di questa situazione con il Tottenham? E prima che gli haters dell'allenatore arrivino qui a fare una bellissima pioggia di shitstorm, non vedo l'ora, venendo magari avanti con le loro tesi sul fatto che lui sia un allenatore che in realtà serve solamente ad aprire dei cicli perché altre cose non riesce a vincerle, citando Champions ed altre cose, vi chiedo direttamente, fatemi sapere secondo voi qual è stata una delle squadre che ha avuto che fosse pronta per vincere seriamente una competizione europea. Ciao.